Sul versante occidentale del complesso montuoso del Gennargentu, a pochi chilometri da Nuoro, troviamo il paese di Azzara. Tipico borgo montano ad economia prevalentemente pastorale, l'abitato è circondato da fitti boschi, immerso in un paesaggio ricco di richiami archeologici dell'epoca nuragica. Il suo territorio, nella Barbagia Mandrolisai, è caratterizzato da dolci colline, dove le immense foreste di querce si alternano alle distese coltivazioni di vigneti, vero e proprio patrimonio economico e storico-culturale della comunità di Azzara. Nel tempo, le tecniche di coltivazione e di vinificazione, perpetuate nella tradizione, che garantisce continuità e qualità, hanno dato vita al Cannonau, quel vino rosso color rubino o rosato, dal fresco profumo, ormai famoso nel mondo. Ad Azzara, storia e arte nel centro abitato di origine medievale. Nelle chiese, nel cuore del paese, così come in quelle campestri, i preziosi e caratteristici elementi architettonici richiamano l'influenza spagnola, particolarmente evidente nella chiesa dedicata a Sant'Antioco, edificata in stile pisano-aragonese. Degni di nota, inoltre, nel cuore del borgo, il cinquecentesco Palazzo dei Conti di San Martino e l'importante collezione di opere nel Museo d'Arte Moderna. Visitare questi luoghi durante il periodo della vendemmia costituisce un vero e proprio viaggio lontano nello spazio e nel tempo. Nei viotto distretti riecheggiano i colpi dei telai, azionati da sapienti mani di donne che realizzano coloratissimi tappeti di lana. Vivace lo scampanellio continuo delle presse, che insieme all'intenso profumo del mosto fuoriesce da quelle case basse di pietra che recano ancora negli stipiti i simboli della dominazione aragonese dell'isola. Camina in